cercherò nel mio intervento di aprire una prospettiva che è diversa da quella che mi sembra di capire accomuna molti di voi. Nel senso che parlerò degli effetti dell'euro e della moneta nazionale come di monete complementari. Lo ha già fatto Claudio prima di me, ma ne parlerò non come di un espediente subdolo in vista di un'uscita, ne parlerò come di una possibilità strutturale, permanente, e anticipo anche questo, non vi sto facendo una proposta, diciamo, di senso compiuto, vorrei fare con voi un esercizio di elasticità mentale per vedere se davvero è necessario ragionare in questi termini positivi. Dentro o fuori, tutto o niente, euro o lira, no? Anche perché, questo ve lo dico, diciamo così, a partire dalla mia competenza più stretta, io sono uno storico, prima che un economista, per le mie ricerche, e in prospettiva storica questa è la regola e non l'eccezione. No? La regola è quella di una pluralità monetaria, di una convivenza fra monete diverse. È un'anomalia, quella della storia recente, che ci dice c'hai una moneta sola per fare qualunque cosa e quindi devi scegliere se una moneta che ti fai in casa o una moneta che ti viene imposta in qualche modo dall'esterno. In realtà la storia ci presenta una varietà incredibile di sistemi monetari che però hanno una forse ancora più incredibile persistenza di questa caratteristica, una complementarietà fra moneta interna e moneta esterna. Questo è veramente un tratto permanente dei sistemi monetari europei, dirò qualche cosa di più in seguito, ma vale più in generale anche per sistemi extraeuropei. Una moneta per l'economia locale e una moneta per il commercio con l'estero. Monete diverse per scopi diversi, per tipo di relazioni economiche diverse, perché quando parliamo di economia locale parliamo anche di determinati tipi di relazioni, sia una moneta che serve essenzialmente per pagare il lavoro e per comprare il pane, qualche cosa che ha a che fare anche con principi giuridici diversi, con un principio di giustizia distributiva, no? Principio per cui a ciascuno il suo, facciamo parte davvero appunto di una stessa comunità di scambio. Diversa è la relazione economica di lunga distanza fra persone che non si conoscono, che possono essere perfetti stranieri, che si incontrano una volta e poi magari mai più, e dove si scambiano tipi di beni differenti, non sono beni, diciamo, legati alla necessità di tutti i giorni, ma sono tipicamente nella storia beni di lusso o beni venduti all'ingrosso, comunque non con un rapporto diretto col bisogno, e scambiati sulla base di un principio completamente diverso, che è il principio commutativo, non distributivo, del don't des, ti do qualche cosa e ricevo qualche cosa in cambio. Questi sono, giusto per tratteggiare, i principi fondamentali e permanenti dei sistemi monetari. Vi faccio qualche esempio in Europa di una moneta comune che non fosse anche una moneta unica, perché poi questo è il titolo, l'avete visto del mio intervento, ed è un auspicio anche, no? Io ho d'accordo con Alberto, dato a questo intervento il titolo l'euro da moneta unica a moneta comune, proprio per sottolineare il fatto che l'abbiamo introdotta eliminando le valute nazionali e forse invece poteva essere opportuno pensare ad una convivenza, che peraltro c'era, preesisteva all'euro, è stato evocato, no? L'euro, e forse stavamo meglio in quel tipo di orizzonte che non quando poi si è preteso di fare un passo in più, no? Introdurre l'euro e togliere le monete nazionali sono due passi distinti. Magari si poteva fare il primo senza fare il secondo, e anche nel tornare indietro si può appunto reintrodurre le monete nazionali senza pensare necessariamente di dover abolire l'euro. Dicevo, esempi di monete comuni in Europa a beneficio dei nostri amici storici che sono qua con me. Il primo esempio nasce con, per certi versi, l'Europa stessa, ed è la lira di Carlo Magno. 800, Carlo Magno dà all'Europa una unità di conto, prima ancora che una moneta metallica, che è destinata a permanere, in particolare nel nostro paese, fino all'invenzione dell'euro, no? La lira di Carlo Magno. Altri tempi, no? Un'Europa unificata politicamente,
e se ne parlava ieri sera, dice mi viene subito in mente Vomer e l'Aratro. Benissimo, però appunto se davvero abbiamo questo gusto per la storia, se pensiamo anche a Romagna, possiamo anche pensare alla rinascita carolingia, possiamo pensare alla cappella palatina di Aquisgrana, voglio dire, non è semplicemente un mondo così oscuro che facciamo bene. No, ci sono certamente altri aspetti. Io, ecco, lo dico come premessa, perché sennò poi dopo. Il gold standard non è che viene sospeso nel 1914 perché scoppia la guerra, sarebbe quasi più esatto dire il contrario. Il gold standard viene sospeso prima, scoppia la guerra anche per le tensioni economiche e finanziarie che sono state generate dall'esistenza del gold standard. Fa piacere che su qualche cosa. E lì ricomincia il dibattito, no? Perché anche sul piano teorico, questa se volete è la cosa interessante, la butto lì, visto che il tempo è avaro, io voglio arrivare un po' alla proposta più attuale. Però nel periodo fra le due guerre, quando si comincia a cercare di ricucire questo mondo della moneta unica, cominciano a esserci dei grossi dibattiti all'interno dei quali ci sono delle posizioni molto esplicite a favore di una moneta. Da un sistema di monete complementari, di una distinzione fra moneta interna e moneta esterna. Cito soltanto due autori, perché scrivono negli stessi anni e sono normalmente identificati in due orientamenti di politica economica molto diversi. Luigi Einaudi, nel 1936, dedica alla storia monetaria un saggio che si intitola Teoria della moneta immaginaria da Carlo Magno a Napoleone, dove dice appunto che in tutto questo periodo, da Carlo Magno fino a Napoleone, con l'instaurazione di prima forma di gold standard in Francia all'inizio dell'Ottocento, c'era stato un sistema che per molti versi funzionava meglio del gold standard moderno, no? E della moneta unica moderna, proprio perché distingueva fra moneta nazionale e internazionale e le rendeva compatibili. Questo che può sembrare, diciamo, una... gusto per l'erudizione storica del nostro Luigi Einaudi. In realtà un anno dopo Einaudi la rimette sul tavolo come proposta della riforma del sistema monetario internazionale in una raccolta di saggi in onore di Irving Fisher, un altro, diciamo, autore che comunemente non viene accostato al secondo autore che sto per citare, che è Keynes, su cui non devo spendere molte parole, però avete certamente familiarità, perché vedo che nonostante la vostra ritrosia ad ammetterlo, le vostre conoscenze di economia sono molto profonde e diffuse più di molti colleghi. Nel 1936, appunto, nella teoria generale, prende una posizione molto netta contro il gold standard, proprio perché ha questa tendenza a contrapporre gli interessi di una nazione contro quella di un'altra. E di lì a pochi anni proporrà un sistema di monete complementari, come lo volete chiamare, la proposta che Keynes presenta a Bretton Woods del Clearing Union Internazionale. Un sistema in cui c'è una moneta internazionale, il bancor, che non è sostitutiva ma complementare rispetto alle monete nazionali, che sono destinate a sopravvivere nel quadro di un regime di cambi aggiustabili. E anche questo mi preme sottolinearlo, perché tornerà utile dopo. Il sistema di monete complementari è un sistema che consente anche di uscire da questa alternativa fra cambio fisso e cambio flessibile. Tra un cambio deciso, diciamo così, arbitrariamente da un'autorità politica e un cambio deciso in maniera irresponsabile da dei mercati che sono spesso distorte da moventi speculativi. Allora, venendo più vicini a noi, la proposta di Keynes ha una traduzione in pratica che abbiamo purtroppo dimenticato e che fa parte della storia recente della Unione Europea. Va sotto il nome di Unione Europea dei Pagamenti, ed è un'istituzione che è esistita tra il 1950 e il 1958 e che ha consentito all'Europa di stare insieme in maniera diversa dall'Unione Monetaria Europea dei giorni nostri. L'Unione Monetaria Europea ha creato, come sapete appunto nei più minimi dettagli, una divergenza fra i paesi europei, a dispetto delle sue intenzioni, dei patti di convergenza, eccetera, eccetera. L'esatto contrario vale per l'Unione Europea dei Pagamenti, che consente ai paesi europei di mantenere la loro autonomia e al tempo stesso però li aiuta a convergere in termini di bilancio dei pagamenti, senza accumulare debiti e crediti reciproci, ma consentendo al traffico commerciale europeo di riprendersi, alle economie europee di riprendersi. Siamo negli anni che preparano, voglio dire, miracoli economici in Europa,
In quegli anni il 75% degli scambi a livello europeo sono intermediati da questa istituzione, l'Unione Europea dei Pagamenti, che funziona come sostanzialmente la Credit Union di Keynes e con una moneta internazionale distinta dalle monete nazionali che si chiama dollaro in quel caso lì, ma un dollaro utilizzato come pura unità di conto per tenere i conti all'interno di questa enorme camera di compensazione che è appunto l'Unione Europea dei Pagamenti. Non insisto su questo perché Gennaro mi ricorderà che ho 5 minuti, benissimo. E vengo a, diciamo così, la parte più positiva. Come si fa oggi, come si potrebbe fare oggi a riattualizzare questa idea di un sistema di monete complementari? Appoggiandosi a un'istituzione di cui si è molto dibattuto, soprattutto in ambiti più così attenti e ristretti come il vostro, negli ultimi mesi, e che è Target 2, il sistema di pagamento gestito dalla Banca Centrale Europea, che è da molti punti di vista, come giustamente è stato denunciato, il sintomo più evidente della divergenza fra i paesi europei. Qua vediamo i saldi dei paesi europei all'interno di questa camera di compensazione e vediamo una cosa interessante anche per giustificare il titolo. Il fatto che fino al 2007, fino allo scoppio della crisi, questa camera di compensazione funziona effettivamente come una camera di compensazione, cioè come un luogo in cui si effettuano i pagamenti e a fine giornata quasi tutti i saldi tornano a zero. Non perché i bilanci dei pagamenti, i rapporti diciamo finanziari fra i paesi siano a zero, ma perché si incarica di finanziare gli squilibri il mercato, no? Il mercato finanziario e il mercato interbancario. Nel 2007 il mercato interbancario e il mercato finanziario cominciano a incepparsi e questi squilibri, che appunto voi conoscete a memoria dei bilanci dei pagamenti fra il nord e il sud dell'Europa, devono essere finanziati dalla Banca Centrale Europea attraverso un'accumulazione di saldi all'interno di Target 2, tali per cui questi saldi, questi dati non sono nemmeno aggiornati, però ad oggi i paesi creditori cumulativamente hanno dei saldi superiori a 1.000 miliardi di euro e i paesi debitori specularmente debiti per 1.000 miliardi di euro. Dicevo, finora stiamo parlando semplicemente di un sintomo di questa divergenza, di questa frattura all'interno dell'Europa. Potremmo trasformare questo sintomo in una possibile soluzione. In che modo? Anche facendo l'esercizio di lettura, diciamo così, di interpretazione giuridica di quello che rappresentano questi debiti e crediti all'interno della Camera di Compensazione. I crediti della Germania all'interno di Target 2 non sono crediti nel senso ordinario per cui posso pretendere di farmi pagare in contante dei soldi che ho prestato, perché questi non sono crediti che la Germania ha maturato prestando dei soldi, sono crediti che la Germania ha maturato, nella migliore delle ipotesi, vendendo delle merci, ma nella stragrande maggioranza dei casi semplicemente accogliendo un deflusso di capitali dagli altri paesi. Lo guardavamo prima con Alberto, il caso dell'Italia è macroscopico. Il nostro saldo è diventato negativo nel 2010-2011, quando è scoppiata la crisi dei debiti sovrani, non perché improvvisamente abbiamo avuto un saldo negativo della bilancia commerciale, ma perché hanno cominciato a defluire dei capitali. Allora, che crediti sono? Non sono certo i crediti appunto di un paese virtuoso che è riuscito a competere, che quindi deve essere premiato. Sono i crediti di un paese che ha beneficiato di un servizio. Gli è stato consentito di trasformare crediti bilaterali in un credito nei confronti di un'unione, che è addirittura più sicura. No? A questa maggiore sicurezza corrisponde però una impossibilità, non puoi convertire questi 800 miliardi di euro in denaro contante. E questo, oltretutto, rende diciamo questo strumento particolarmente forte anche rispetto ai fondi salvastati che, come avete visto, poi stanotte sono stati già downgradati, non sono diciamo la grande soluzione per il rifinanziamento degli squilibri europei. Allora, qual è l'idea? Trasformiamo compiutamente questa camera di compensazione in una camera di compensazione tipo Clearing Union di Keynes. Come si fa? Tre mosse, anzi quattro, diciamo così, quattro agili mosse. La prima: limitiamo l'utilizzo di questa facility, di questo strumento, al finanziamento del commercio. Non c'è motivo di usare uno strumento comune per finanziare fughe di capitali che sono semplicemente lo specchio della diffidenza reciproca. Quindi, questi strumenti si usano soltanto per finanziare lo scambio commerciale, che è l'unica cosa che vogliamo preservare, no? In nome di un mercato unico di idee. Seconda cosa, una volta che hai fatto questo, puoi imporre dei massimali.
se davvero questi crediti devono servire soltanto perché un commerciale delle merci, è inutile che appunto si raggiungano dei volumi sproporzionati di questo genere. Terzo, applico, e questo era poi diciamo, l'aspetto geniale della proposta di Keynes, un interesse simmetrico a creditori e debitori. Proprio perché, appunto, anche per i creditori è un servizio, questo servizio lo paghi. E quindi non c'è nessun motivo per cui i debitori paghino interessi e i creditori li guadagnino. Questo è un ulteriore incentivo a cercare di rimarginarli questi squilibri. Se questo non dovesse funzionare, ed ecco che arriviamo proprio appunto al punto della moneta complementare, immaginiamo appunto che sia necessario ripristinare la manovra del tasso di cambio e che quindi un paese voglia tornare a dotarsi della propria autonomia di politica monetaria, torni ad emettere una propria valuta e però conservi la possibilità di utilizzare per gli scambi internazionali una moneta internazionale in un rapporto di cambio fisso ma aggiustabile, dove gli aggiustamenti dipendono dai saldi della bilancia commerciale, non da movimenti speculativi sui mercati internazionali. In questo modo avremo qualche possibilità in più, io credo, di mantenere sia diciamo, la gestione della politica monetaria negli interessi della salute del sistema economico interno, sia un'apertura al commercio internazionale che non aggravi gli squilibri. Io mi scuso diciamo così per la brevità, però sono idee. Queste sono solo commenti. Ecco, molto bene, mi fermo qua perché così appunto do spazio anche a tutte le vostre più rabbiose reazioni. Prenoto subito.